Allora, oggi terminiamo il ragionamento che abbiamo fatto la volta scorsa sul rallentamento e sul tempo necessario per eseguire delle query, soprattutto quando dobbiamo eseguirne molte, e poi il tempo che ci rimane invece introdurremo l'uso delle tabelle dentro un'interfaccia JavaFX, un argomento un po' separato, però tutto sommato abbastanza semplice, circoscritto, no? Che ci permetterà di fare delle interfacce un pochino più decenti. Allora, noi la volta scorsa ci eravamo lasciati su questo codice, no? C'era un test DAO che testava due metodi di un DAO, uno read all businesses, che mi leggeva un'intera tabella contenente i business, e poi avevamo deciso, in modo più o meno stupido, non sappiamo ancora, di calcolare per ciascuno di questi business un qualche cosa che richiedesse l'uso di una query ulteriore sul database, la quale andasse a cercare in una tabella collegata alla fine. Cioè l'informazione che cercavamo qua con questa query numero medio di stelle è un'informazione che nella tabella business non c'era, perché dovevamo andare a pescare nella tabella reviews. Ok? E quindi per ogni business abbiamo dovuto fare una query separata. E questo però su 11.000 business ci ha portato, no, un certo tempo di esecuzione che un pochino ha cominciato a preoccuparci, dicendo vabbè, per 11.000 va bene, se fossero 100.000 dobbiamo trovare una soluzione. No? Se io faccio un run di questo, mi accorgo che lui nella prima query, in un modo istantaneo praticamente, mi calcola questi 11.000 business e poi devo fare 11.000 query, e qui mi sono fatto stampare che il tempo di esecuzione di queste 11.000 query è circa di 10.000 millisecondi. Ok? Quindi sono 10 secondi circa. Allora, mal contata vuol dire che spendo circa 10 millisecondi per fare ciascuna query, se non sbaglio i conti. No? 11.000 diviso poco più di un millisecondo per fare le query. Questo però è un tempo che possiamo riuscire ad abbattere notevolmente. Perché? Perché se guardo che cosa succede dentro il DAO, okay, lui alla fine fa due operazioni che coinvolgono il database. Una è l'acquisizione della connessione, che subito dopo viene poi rilasciata, così abbiamo imparato a fare, e l'altra l'esecuzione della query vera e propria. Questi sono gli unici due istruzioni che effettivamente coinvolgono uno scambio di dati tra il mio programma e il database. Buona parte, no, del tempo di esecuzione avviene qua dentro. Se noi andassimo a misurare, se noi provassimo a sostituire questa query, che comunque fa un join, fa un average, quindi fa un po' di calcoli, con una query banale, se scrivessimo select 1, cioè ritorna sempre un 1, ci accorgeremo che il tempo di esecuzione è circa lo stesso. No? Se non ci crediamo, proviamolo, devo dire che non l'ho provato prima, però dovrebbe funzionare, vediamo cosa esce fuori. Se io facessi una query, appunto, select 1, mi dà un risultato 1, anziché, quindi mi darà che farà finta che tutte il valore medio delle stelle sia 1. No? Quindi io modifico semplicemente questo mettendo una query che è questa. Ovviamente non avrò bisogno di fare set string, vabbè. E vediamo se con questa prova veloce cambia qualcosa. Sì, cambia qualcosa che... ah sì, average stars è il nome della colonna, scusate, quindi devo select 1, ma as average stars. Ok. E per, con una query così idiota, mi aspetterei che fosse molto più veloce, e invece alla fine mi accorgo che il tempo di esecuzione è pressoché lo stesso. No? Quindi la colpa del tempo speso non è nell'esecuzione della query,
non è nel trasferimento dei dati, dei risultati, perché c'è solo questo uno, sarà nella, nella connessione, l'apertura e chiusura continua di connessioni. E questo è dimostrato anche dal fatto che se io provo a eseguire il programma una seconda volta, o se avessi un numero di risultati più alto, a volte mi manda in palla il sistema operativo. Questo errore qui non è un errore di connessione come quelli che avevamo visto la volta scorsa, in cui apro troppe connessioni perché mi dimentico di chiuderle, no? E il database mi dice ho raggiunto il limite massimo di connessioni. Questo è un errore molto di basso livello, socket fail to connect, address already in use, questo funziona, cioè salta fuori essenzialmente solo su Windows. Il problema è che ogni volta che apro una connessione a livello del sistema operativo creo una nuova struttura dati di tipo socket. Quando chiudo la connessione libero questo. Il sistema operativo però richiede un certo tempo prima di poter liberare e riusare questo socket, che è dovuto dai suoi tempi interni. Io sto chiedendo di aprire e chiudere e creare nuovi socket più velocemente di quanto il sistema operativo non riesca a riciclarli. Quindi i primi 10.000, 11.000 hanno dato problemi, quando hanno chiesto gli altri 10.000 era in affanno perché non aveva ancora liberato gli altri, no? Questo è un po' legato anche al fatto che quando libero un oggetto in Java, questo non viene liberato immediatamente perché aspetto il garbage collection. Quindi ci sono una serie di fattori di basso livello che fanno sì che sia pericoloso e poco efficiente, no? Aprire una nuova connessione ogni volta che devo fare una query. Però il modello era molto carino, nel senso che ogni metodo del mio DAO acquisiva la sua connessione e faceva lì dentro ciò che voleva fare. Se io ho più metodi diversi, ognuno lavora all'interno di una sua connessione privata. Allora, quale può essere una soluzione che risolve il problema mantenendo il livello di programmazione che conosciamo? Chiaramente il problema è noto, capita tutte le volte appunto che sia necessario fare un numero elevato di interrogazioni, anche semplici, e va sotto il nome di connection pooling. Cioè, l'idea è, qual è? La prima metà della slide riassume il problema che noi abbiamo già toccato con mano. La seconda metà della slide ci suggerisce quale può essere la soluzione. Possiamo decidere all'avvio del programma di aprire una connessione sul database, o magari un certo numero di connessioni sul database, verso il database, un pool di connessioni, che vengono aperte all'avvio del programma. Ne apre 5, ne apre 10, dipende, ci sarà poi un parametro di configurazione con cui possiamo decidere. E queste connessioni rimarranno sempre aperte per tutta la durata di esecuzione del programma, e ogni volta che un metodo del DAO ha bisogno di fare una query, non apre una nuova connessione, bensì prende in prestito una di quelle che già ci sono. Quindi questo overhead aggiuntivo, questo tempo aggiuntivo, no, in cui devo aprire la connessione e poi fare la query, si azzera il tempo di apertura della connessione perché ce l'ho già aperta. Faccio una query nel contesto di una connessione esistente. Quindi i metodi del DAO, anziché creare nuove connessioni, in qualche modo prendono in prestito una connessione per un breve periodo di tempo. Quando non hanno più bisogno, restituiscono questo prestito riconsegnando la connessione che hanno usato al pool da cui l'avevano presa, e quindi altri metodi del DAO potranno usare e riusare la stessa connessione. Questa logica viene usata, è già prevista, no, dallo standard JDBC, con un oggetto che si chiama, cioè che implementa l'interfaccia, che si chiama data source. Questo è un po' il diagramma delle classi di colori bruttissimi che ho preso dalla documentazione all'epoca di JDBC. Noi eravamo abituati ad ottenere una nuova connection dal driver manager, da una classe che implementava, anzi, che implementava la classe astratta driver manager. Driver manager non ha tutta questa intelligenza, ogni volta che chiamo getConnection mi restituisce una connessione nuova, ne apre una nuova e me la restituisce. DataSource invece si mette sopra in certo senso questo meccanismo e gestisce lei, questa classe, l'apertura delle connessioni. E ha un metodo
questo data source, che guarda caso si chiama anche lui getConnection, che anziché creare una nuova connessione mi fornisce una delle connessioni già esistenti. Quindi sto separando, disaccoppiando, grazie alla classe DataSource, la creazione delle connessioni dal uso delle connessioni da parte dei metodi del DAO. La classe DataSource poi è abbastanza intelligente da accorgersi: se sto usando molte connessioni, allora aumenta la dimensione del pool. Magari ne ho aperte 5 all'inizio, vedo che il mio utente sta usando molte query, allora da 5 aumento a 10, oppure quando vedo che l'utente non sta, che il programma non sta più facendo tante query, lo riduco. Quindi dentro ha una sua intelligenza, a noi è abbastanza trasparente. Qui ci sono dei numeri, ma poi vedremo i nostri. Allora, ci sono, come sempre in JDBC, lo standard JDBC specifica l'interfaccia, ma non dà l'implementazione, così come anche per i driver, l'implementazione ci siamo dovuti andare a prendere dalle librerie di MariaDB o di MySQL. Anche per i connection pool ci sono varie librerie che si possono usare per implementare questo meccanismo. Okay? Le due un pochino più usate, un pochino più famose, sono queste due riassunte in questa slide. Noi useremo la prima a sinistra, che si chiama IcariCP, che è diciamo così, particolarmente famosa perché dice di essere molto più veloce delle altre, no, in termini di tempo di esecuzione. Un'altra invece era C3P0, che alla fine sono abbastanza equivalenti dal punto di vista delle funzionalità, no? Fanno più o meno la stessa cosa, per dire, ce ne sono varie. Noi prenderemo ad esempio questa libreria, che tanto per cambiare abbiamo già specificato nelle dipendenze del nostro progetto Maven. Vi trovate già questo IcariCP, che finora non abbiamo mai usato, ma in realtà abbiamo sempre portato al traino nei nostri progetti. Allora, come funziona questo meccanismo? Questo meccanismo, cioè questa libreria, ci fornisce il meccanismo di connection pooling, appunto attraverso questa libreria open source, e fornisce in realtà un'altra serie di facilitazioni, di ottimizzazioni, ma ad esempio in automatico usa una cosiddetta cache di statement, per cui se io faccio 2 o 3 volte la stessa query con lo stesso prepare statement, lei se ne accorge e dice al database: guarda, riusa lo statement precedente e non, diciamo così, parsificarne uno nuovo, no? Ma queste sono, diciamo, ottimizzazioni dietro le quinte di cui noi non ci accorgiamo. C'è solo una leggera complicazione nel fatto che questa libreria usa a sua volta un'altra libreria per il logging. Dove, cosa significa il logging? È lo stampa di messaggi diagnostici da qualche parte. Okay? Noi normalmente, quando eravamo a metà del programma e stiamo debuggando, usiamo system.out e stampiamo lì, che non è una soluzione molto pulita, perché poi dopo, quando il programma funziona, dobbiamo andare a commentare o cancellare tutte queste system.out. Poi quando andiamo avanti a sviluppare, ci accorgiamo che c'è di nuovo un bug che non avevamo trovato prima, dobbiamo andare a rimettere queste cose, no? Allora, esiste proprio questa tecnica del logging, ci sono delle librerie apposite in cui uno, anziché stampare sulla console, lo dico in italiano non perfetto, logga un messaggio, cioè manda al logger un messaggio, e la libreria di login decide che cosa farsene di questo messaggio. Tipicamente, se sono in modalità debug, magari me lo salva su un file o me lo scrive sulla console. Se sono in modalità produzione, cioè il programma è finito, quel messaggio viene ignorato. E queste librerie di login normalmente mi permettono di definire vari tipi di gravità di messaggi: informazione, warning, errore, errore fatale, eccetera. E posso decidere per ciascun livello, no, di messaggio di gravità dell'errore dove voglio che vada a finire. Quindi a questo punto nel programma mi basta andare a modificare la configurazione del logger per far sparire o far ricomparire tutti i messaggi di debug, per esempio. No? Allora, questa libreria Icari usa una libreria di logging che si chiama Simple Logging Facade for Java.
questa parola facade è di nuovo, fa riferimento a un altro pattern di programmazione in cui dice che in realtà questa libreria non è una vera libreria di logging, ma è un'interfaccia che nasconde un'ulteriore libreria che in realtà fa il login vero e proprio. Il pattern facade cosa dice? Dice che se tu hai tre librerie diverse per fare la stessa cosa o per fare cose analoghe, magari queste tre librerie diverse hanno delle interfacce leggermente diverse, nomi di classi, nomi di metodi leggermente diversi. Allora metto davanti una facciata, cioè un'altra serie di classi che ha certi nomi di metodi, e poi ci pensa questa libreria di facciata a convertire i nomi di metodi uniformi ai nomi di metodi effettivi che le varie librerie, in questo caso di login, possono usare. Quindi questa è una libreria abbastanza articolata al suo interno, lo accenno semplicemente perché se volete usare queste funzionalità nei vostri progetti lo potete fare, lo possiamo fare, quindi anziché usare system.out possiamo creare un oggetto logger, visto che comunque nei vostri progetti questa libreria è già caricata perché serve a Icari. No? Se volete saperne di più basta andarsi a leggere questa paginetta qua che ci spiega essenzialmente come usare questa libreria, ma è abbastanza facile, no? Basta guardare questo codice, uno dice anziché fare system.out.println facciamo logger.info oppure logger.error oppure logger.warning col messaggio che vogliamo stampare. E poi a parte ci saranno tutte le configurazioni che dicono dove va a finire questo messaggio. Per default, se non configuriamo nulla, questi messaggi andranno tutti comunque a finire sulla console. E infatti nel nostro progetto sono già caricate anche qua tra le dipendenze questa libreria Simple Login Facade for Java, SLFJ, API, che è la facciata, e una implementazione possibile che sta dietro la facciata, che è la cosiddetta simple, implementazione simple, cioè stampa sulla console. Altrimenti ci sono altre implementazioni che ti permettono, ad esempio, non so, di mandare su file o di salvare questi messaggi su un database, in cui puoi avere poi la cronologia di questi messaggi, se ne hai tanti, anziché un grosso file di testo, li puoi andare ad analizzare. No? Noi non faremo cose così sofisticate, ma la libreria ce l'abbiamo per farle. Ma al di là di questo, che appunto era una deviazione, come si usa questa libreria invece di, per le sue funzionalità di base di connection pooling? Allora, si usa in modo molto semplice, nel senso che posso creare un oggetto di tipo data source, ok? Quindi avrò un oggetto che si chiama Icari Data Source, che implementa l'interfaccia JDBC Data Source. A questo oggetto dovrò passare le informazioni per connettersi al database, quindi la URI di connessione, la username e la password. Le posso scrivere a parte, il nome e password, oppure posso mettere con punto interrogativo, ma a questo punto è più comodo metterle così. Quindi le informazioni che prima davamo al driver manager, adesso le diamo al data source, e una volta creato questo data source, basterà chiamare getConnection, lo stesso metodo di prima, di una classe diversa chiaramente. Il metodo getConnection restituisce un oggetto java.sql.connection. Che possiamo usare normalmente, preso a prestito da una delle connection che il connection pool ha creato quando e come ha voluto lui o lei, non so quale di quale genere sia la parola Icari. Quando io nel mio DAO ho finito di fare le query, dovrò comunque chiamare il metodo connection.close, che però in questo caso ha un significato leggermente diverso. Connection.close in una connessione che è stata fornita da un connection pool ha il significato di restituire la connessione al pool stesso. Cioè io devo dire al pool, guarda, ho preso in prestito questa connessione, adesso non mi serve più. Non mi serve più significa chiamare metodo close. Il metodo close non chiude veramente la connessione,
il DAO non l'ha aperta e non la chiude. Semplicemente getConnection prende in prestito, close restituisce il prestito. Ma questi diversi significati dei due metodi getConnection e close ci tornano molto utili, perché vuol dire che non dobbiamo modificare manco una riga del nostro DAO, perché il DAO continuerà a fare getConnection e close. E dobbiamo fare close, perché se ci dimenticassimo di fare close staremmo prendendo in prestito dal mio connection pool delle connessioni, non le restituiamo mai, e quindi quando abbiamo, dopo che abbiamo preso in prestito l'ultima connessione disponibile, quando chiederemo la prossima il programma si blocca, non dà errore, connection pool dice guarda io avevo 10 connessioni, le ho date tutte in prestito, tu me ne stai chiedendo un'altra che è l'11ª, non te la do subito, aspetto che ritorni una di quelle che ho mandato in prestito prima. Non do errore, non do eccezione. Sono prestiti, prima o poi torneranno, appena me ne torna una te la do e tu puoi andare avanti. Il problema è che nei nostri programmi non c'è nessun altro che sta prendendo in prestito connessioni, siamo sempre noi con il nostro DAO. E quindi in realtà sta aspettando da noi stessi di restituire una cosa che non restituiremo perché ci siamo dimenticati la close. Il programma sembra piantato, in realtà è fermo in attesa di una cosa che non succederà mai. No? Quindi la regola di dire non dimentichiamo mai il close vale altrettanto anche quando le connessioni non le gestisco io. Lui non è in grado di sapere da solo quando non mi serve più una connessione. Diversa è invece l'operazione di close sul data source, sull'oggetto data source che abbiamo creato qua. Allora, quando io dovessi chiamare il metodo close sul data source, chiudo tutte le connessioni che lui aveva aperto col database, quindi taglio tutti i contatti, scusate, col database stesso. No? C'è anche un metodo destroy, c'è anche un metodo stop, insomma, ma in realtà questa operazione qua lasciamo che avvenga naturalmente alla chiusura del programma. Quando il programma si chiude, l'oggetto data source muore e quindi tutte le connessioni che ha aperto verranno chiuse. Basta essenzialmente, no? Cioè l'unica cosa che dobbiamo fare con la nostra organizzazione del codice, e per fortuna abbiamo fatto così, noi avevamo la classe dbconnect che andava a incapsulare le informazioni sulla connessione e la chiamata al driver manager, ci basterà nei nostri progetti semplicemente modificare la classe dbconnect, in cui non useremo più driver manager ma useremo una data source. Attenzione che però la sostituzione non la possiamo fare in modalità 1-1. Questa istruzione crea un nuovo data source, non può essere fatta ogni volta che chiamo la getConnection. Deve essere fatta una volta sola all'avvio del programma, oppure una volta sola in generale. Okay, perché la data source è una sola, apre le connessioni e sarà sempre lei. Quindi questa è una proprietà che devo, diciamo così, memorizzare in modo statico dentro questa classe. In modo che ogni volta che chiamo il metodo getConnection mi dia una nuova connessione, ma dalla stessa data source che aveva già prima. Quindi l'oggetto dbconnect si ricorderà il data source. Icari data source DS sarà un oggetto privato ma statico. Qui ovviamente faccio l'import. Quindi, poiché questo è un membro statico, sarà uguale, sempre lui, condiviso tra tutte le istanze della classe dbconnect. E tra l'altro deve essere statico se vogliamo leggerlo dal metodo getConnection, che è un metodo statico. Un metodo non statico non può
un metodo statico non potrebbe leggere una proprietà se questa fosse una proprietà di stanza e non di classe. Allora cosa fa questo metodo getConnection? Quando mi chiamo getConnection sulla mia nuova dbConnect che stiamo modificando, la prima cosa che faccio è verifico, l'ho già aperta o no la data source? L'ho già creata o no la data source? Quindi se la data source non esiste ancora, la devo creare. Quindi crea nuova data source. E poi restituisco una nuova connessione dalla data source che ho appena creato oppure che avevo già creato prima. Vedete questo codice? Se io entro, la prima volta, lasciamo perdere le righe sotto, poi le mettiamo a posto. La prima volta che chiamo il getConnection troverà ds uguale null, perché così l'ho inizializzato, e quindi qui dentro creerà una data source, la memorizza in ds, e subito dopo chiamo getConnection sulla data source che ho appena creato. Quando chiamerò questo metodo la seconda volta, la terza volta e così via, ds non è più nullo, perché si ricorda il valore di prima, essendo una variabile statica è sempre lei, non viene inizializzata ogni volta, ma viene inizializzata una volta sola all'inizio, e quindi chiamerò semplicemente getConnection sulla stessa ds che avevo già prima. Adesso, il lavoro che devo fare è chiaramente di implementare, beh, questo getConnection qua me lo dà rosso perché ci vuole un try catch, e allora facciamo return di null per renderlo contento. E se no, il codice qua dentro crea appunto il nuovo oggetto di tipo data source, quindi ds uguale new icari data source, a cui passo come argomento la URL JDBC. Che a questo punto, già che ci sono, potrei anche definire qua. È uguale, la posso definire dove voglio. Dunque, cosa vuole? Scusate, ho dimenticato. Ah no, scusate, questo dimenticavo che il costruttore è vuoto e poi su questa data source imposto una serie di proprietà. Quindi set JDBC URL, data source set username, data source, ops, ho fatto casino con le virgolette, data source set password. Quindi diamo alla classe DataSource le informazioni che le servono per aprire una nuova connessione. Poi noi non sappiamo, non ci interessa, se questa connessione viene aperta subito, se viene aperta subito, oppure se verrà aperta la prima volta che servirà davvero. Cioè quando chiamo GetConnection la prima volta, anziché aprirne una, ne apre 10 e mi restituisce la prima e si tiene per sé le altre 9. Questo ci interessa poco. Quindi questo vecchio codice lo possiamo buttare via e la nostra dbConnect l'abbiamo modificata in questo modo. Dall'esterno nessuno si accorge di nulla perché c'è sempre una classe che si chiama dbConnect e questa classe ha sempre un metodo che si chiama getConnection. Cambia solo l'implementazione di questa classe. E questo trucco, no, di usare un membro statico
e un controllo sul fatto che questo membro statico abbia ancora il valore iniziale o sia stato sostituito da un oggetto vero e proprio, è un altro pattern di programmazione che si chiama singleton. Singleton vuol dire un oggetto singolo, unico. Cioè nel mio programma di oggetto data source ne voglio uno solo. Non ne voglio creare più di uno. E allora la creazione di questo oggetto sarà condizionata dalla verifica che questo oggetto ci sia già oppure no. Quindi anche qua ho un metodo alla fine di creazione, richiama un po' il factory, però anziché creare un oggetto nuovo ogni volta, lo crea solo se non è già stato creato in passato. E per saperlo chiaramente devo usare delle proprietà statiche per poter accedere a eventuali altre istanze esistenti di quell'oggetto. Fatto questo, quindi tutto questo trucco è solo per evitare che questo new Icarus data source venga chiamato più volte e che creerebbe tanti pool di connessioni diverse, cosa del tutto inutile, no? Perché è un pool nuovo per una sola, per ogni volta che faccio una query, no? Allora, fatto questo, non dovrei in teoria cambiare più nulla nel mio programma e vado a vedere se è cambiato qualcosa in termini di tempi di esecuzione. Allora, se rifaccio run, qualcosa è cambiato di sicuro. Mi accorgo che, allora, innanzitutto sono comparse queste due righe in rosso che subito spaventano, ma altro non è che i messaggi di logging della libreria, che la console scrive in rosso perché sono mandati sullo standard error anziché sullo standard output. E allora la console di Eclipse li colora in rosso. Quindi non sono messaggi spaventosi, vedete che sono messaggi di logging provenienti dalla classe main, dal thread main, del thread principale, con un livello di severità info, quindi nulla di preoccuparci. Semplicemente la libreria che ci dice guarda, sto partendo, sto creando il pool. E poi ci sono i risultati delle query dove, qui c'è la query semplice che ritorna 1, però siamo passati da 7000 a 700 millisecondi. Questo vuol dire che il 90% del tempo era speso a fare la get connection. Operazione inutile, no? Adesso proviamo a rimettere la query vera al posto di questa finta e non dovrebbe cambiare pressoché nulla, direi, a naso. È chiaro che fa un pochino più di lavoro, anziché fare return select 1, che lo faccio in 700 nanosecondi fratto 11.000, 700 millisecondi fratto 11.000, lo farò in 1800 fratto 11.000, il doppio. Vabbè. Ci sta che fare una query con aggregazione richiede un pochino più di lavoro da parte del database che non ritornare una costante. Però siamo comunque su tempi 1800 rispetto a quelli che erano prima, se non ricordo prima, 9800, cioè avevamo approssimato circa 10.000, quindi siamo di nuovo non 10 volte più veloce, perché qui un po' di lavoro vero lo stiamo facendo, ma 8 volte più veloce sì. Ok? Quindi da adesso in avanti non ci pensiamo più, in un certo senso, come nei nostri progetti, come classe DB Connect, anziché copiare quella che usavamo fino ad oggi, copiamo questa. Il tutto funziona esattamente come volevamo. I metodi del DAO continuano a fare get connection e continuano a fare close. Ok? È forse più importante di prima ancora ricordarsi di fare close, perché se io provassi a togliere questo close e rieseguire il programma, come vi dicevo, il programma non termina mai, perché di quelle 11.000 query a un certo punto
ognuno ha preso una connessione nuova, nessuno ha restituito indietro la connessione, il data source non apre milioni di connessioni, lui ne tiene un certo numero, quando sono finite, alla prossima get connection rimane in attesa che qualcuno restituisca le connessioni. Nessuno la sta restituendo perché abbiamo semplicemente dimenticato di restituirle e quindi il programma rimane bloccato fino a quando dopo un po' il connection pool dice: senti, guarda, probabilmente nessuno mi restituirà nulla, e quindi dà un timeout di 30 secondi in questo caso. Dice: perché dopo 30 secondi che sono bloccato in attesa, interrompo il programma. Quindi se vedete questo errore strano, è un sintomo, ma la causa è ci siamo dimenticati di restituire la connessione al pool. E allora il pool dopo un po' si stufa e dice: vabbè, se non giochi con le mie regole, non gioco più nemmeno io. Altrimenti, e notate che il problema che avevamo prima dell'errore sul socket, eccetera, non si potrà mai più verificare, perché non stiamo creando tante connessioni, ne abbiamo creato un certo numero e basta. Poi se vogliamo sapere qual è questo numero e cambiarlo, andiamo a vedere nelle varie impostazioni del data source, ma non ci cambia molto la vita, perché nei nostri programmi, che sono programmi essenzialmente sequenziali, faremo solo una query per volta, quindi non abbiamo bisogno di fare cose in parallelo. Ok? Allora, questo era il primo argomento di oggi, che, come vi dicevo, alla fine dal punto di vista pratico si risolve molto facilmente. Cioè, sostituiamo get connection con questo nuovo codice e siamo a posto. E fatemi fare un commit, così lo congeliamo. Quindi lo chiamiamo implementazione con data source. Tra parentesi, connection pool. Ok, la seconda cosa di cui vi volevo parlare oggi è abbastanza scorrelata, anzi totalmente scorrelata, però ci stava come tempo, è la creazione di visualizzazioni tabulari dentro JavaFX. Noi siamo abituati finora ad avere una grande text area in cui buttiamo tutto dentro, no? Come fosse il bidone dell'indifferenziato. Qualunque cosa devo stampare, la stampo nella text area. Se però devo stampare dati strutturati, sono poi difficili da consultare, difficili da leggere, no? Sarebbe molto più comodo poter presentare i dati, che molto spesso sono i dati di oggetti che stiamo stampando, all'interno di una tabella. Allora, come si fa? Impariamo a usare un nodo che si chiama TableView della libreria JavaFX e capiamo quali sono le proprietà di questo nodo che ci permettono di visualizzare ciò che vogliamo. Noi in mente abbiamo un modello dati che è una collection di oggetti, diciamo lista, una lista di oggetti. La tabella cosa deve fare? Deve sapere quella lista di oggetti che corrisponde alle righe della tabella. Ogni oggetto corrisponderà a una riga diversa. E deve sapere cosa farsene di questi oggetti, nel senso che avrà un certo numero di colonne e in ciascuna colonna dovrà visualizzare una proprietà di questo oggetto. Poi, se l'oggetto ha 27 proprietà, magari ne voglio visualizzare solamente 3. Quindi io dovrò dire alla tabella due cose: quali sono gli oggetti da visualizzare e poi per ogni colonna qual è il valore di quel singolo oggetto corrispondente a quella singola riga voglio visualizzare e come. A livello di modello oggetti ci sono oggetti diversi
dentro il package control, controls di JavaFX. Quello principale è l'oggetto table view, che rappresenta il nodo della scena JavaFX, che comprende l'intera tabella, compresi i dati e le intestazioni di colonna. All'interno esiste una lista, cioè un nodo TableView possiede tra le sue proprietà una lista di colonne che sono rappresentate dall'oggetto JavaFX che si chiama TableColumn. Quindi io posso creare tabelle con 1, 2, 5, 7 colonne come voglio, tutte queste colonne saranno nodi figli del nodo TableView. Poi volendo questo meccanismo si generalizza, si generalizza perché posso anche costruire delle tabelle a più livelli. Guardate, first name e last name sono figli non di table view, ma sono figli della terza colonna che si chiama full name. Quindi posso facilmente creare delle tabelle colonne annidate semplicemente creando all'interno di una colonna un'altra colonna figlio, ma non andiamo a impallinarci su queste cose adesso. E poi ogni riga è composta da una serie di altri nodi che sono le singole celle della tabella e sono chiamate, sempre in JavaFX, un oggetto che si chiama TableCell. Un TableCell è un nodo contenitore che può contenere la descrizione di del contenuto di una cella. Nel caso più semplice una TableCell conterrà del testo, ma nulla ci vieta di costruire una TableCell il cui contenuto sia un'icona, un'immagine, un grafico, un qualunque frammento di FXML può essere usato, no, come cella della tabella. È chiaro che il contenuto di questa cella dovrà dipendere dal valore di un campo o di una combinazione di campi del mio oggetto. Quindi in automatico la table view capisce che ogni riga corrisponde a un oggetto. Quindi vorrà creare la riga chiedendo a ciascuna colonna: senti, creami un po' la cella corrispondente alla prima, alla colonna username. La table view chiederà alla colonna username: dimmi qual è il contenuto di questa cella che sto creando. Poi dirà alla colonna email: dimmi il contenuto di questa cella che sto creando. E come parametro chiaramente alla colonna dirà, darà una copia dell'oggetto. Questo è l'oggetto, il terzo oggetto della lista. Tu che sei la colonna active, per il terzo oggetto della lista, che contenuto ci devo mettere? Quindi l'informazione è un po' frammentata tra la cosa, ciò che fa la table e ciò che fa la column. Quindi dobbiamo un attimo abituarci a navigare questo insieme di oggetti di proprietà collegate. Quindi la figurina era bella, e poi quando uno la vede a livello di oggetti si complica un pochino. Allora, io in questa slide sulla parte sinistra ho provato a rappresentare il modello che abbiamo noi. Che so, vogliamo far vedere un elenco di studenti, adesso noi abbiamo il progetto Yelp aperto, faremo vedere un elenco di business, ad esempio. Quindi ho una classe che rappresenta il mio oggetto e ho una collection, ad esempio una lista, che rappresenta questi oggetti. E facciamola semplice, dello studente ci interessa solamente la proprietà nome. Quindi immaginiamo una tabella con una colonna sola, perché due non mi stavano in questa slide. Questo è il mio modello, nel model ce l'ho così. Bene. Quando voglio visualizzarlo, cosa dovrò creare? Dovrò creare una table view, che è un nodo parametrizzato col tipo di oggetto che corrisponde alle righe. Quindi questa table view conterrà oggetti di tipo studenti. Cioè, non conterrà, visualizzerà informazioni di oggetti di tipo studenti. E questo oggetto TableView ha una sua proprietà, si chiama items. Items l'abbiamo già visto nella combo box, no? Quando avevamo l'elenco delle voci in una tendina. Col getItems e setItems posso dire alla TableView qual è l'elenco di oggetti che deve visualizzare. Quindi a un certo punto prenderò la lista di studenti del mio modello e farò un bel set items sulla table view dicendo: cara tabella, tu occupati di questa lista. Set items, tra parentesi, mia lista, my list.
Poi è un pochino più complicato di così, ma il concetto è questo. Quindi, da un lato, vedi che la table view ha una proprietà items che permette alla table view di sapere quale collection visualizzare. È l'unica cosa che interessa a table view. Quanti sono le righe e quali sono gli oggetti da rappresentare in ciascuna riga. Poi dall'altra parte la table view ha una serie di oggetti tipo colonna. Cioè di fatto la table view ha un'altra proprietà che si chiama columns, che è una lista di oggetti table column. Quindi questa qua in verde, table view ha queste due proprietà importanti, items e columns. Items punta a una collection di oggetti da visualizzare. Columns punta a una collection, una lista ordinata di colonne da disegnare. Colonne che sono di tipo table column, la quale è una classe generica con due parametri generici. Il primo deve essere del tipo della tabella, che rappresenta il tipo di oggetto su ogni riga. Il secondo è il tipo della colonna. Quindi in questa colonna cosa visualizzerò? Delle stringhe? Degli interi? Dei double? Il tipo della colonna gli serve per capire come visualizzare il dato e poi come ordinarlo. No? Se facciamo un ordinamento crescente e decrescente della colonna, ovviamente userà il comparatore, il metodo di sort, adeguato per il tipo di colonna. Le colonne non contengono i dati. I dati sono tutti qua dentro items della tabella. Però le colonne devono contenere una regola, un meccanismo per estrarre, in questo caso, un valore di tipo stringa da visualizzare da un oggetto di tipo student che corrisponde alla riga. Quindi ogni colonna avrà un suo pezzettino di codice che tutte le volte che deve visualizzare un campo riceve un oggetto, estrarrà una proprietà, un campo da quell'oggetto e lo restituisce sotto forma di string, la quale poi potrà essere a questo punto disegnata sullo schermo. Fino a questo punto non abbiamo detto che cosa visualizzo, qual è la stringa che visualizzo. Ovviamente non sarà il toString dell'oggetto studente che mi batte fuori tutto, sarà un pezzettino ben selezionato, il nome. E allora come fa la colonna a dire alla tabella, perché la table chiede a column, visualizzami questa cella. E come fa column a dire a table, ok, il contenuto della cella è questo? Beh, ha un suo metodo di factory che costruisce il valore del contenuto di una cella. E questo metodo è un metodo che possiamo inventarci noi, purché prenda come parametro un oggetto di tipo student e restituisca come valore un oggetto di tipo string. Ogni colonna avrà il suo. Quindi una colonna per poter lavorare, per poter dire alla table quali valori mettere, deve possedere una classe di tipo factory che costruisca la stringa da mettere in ciascuna cella. Questa stringa a partire dall'oggetto che a questo punto viene passato dalla table che corrisponde a ogni riga. Quindi in realtà questo metodo di factory verrà chiamato sulla colonna una volta per ogni riga, ogni volta con un oggetto diverso, con uno studente diverso, e lui dovrà restituire ogni volta la stringa corrispondente. E come vedremo tra un attimo, di questo metodo di factory possiamo scrivercelo noi, no? È il metodo attraverso cui la colonna sa come fare, a quale attributo mostrare. E per fortuna esistono già fatte alcune classi di comodo, di utilità, come ad esempio questa property value factory, che è una factory che costruisce il valore da mostrare sulla base di una proprietà, di cui ti dico il nome di questa proprietà. In generale io posso creare una qualunque classe che implementi l'interfaccia di cell value factory, che abbia un metodo che mi restituisce una stringa a partire dall'oggetto. Questa stringa può essere costruita come voglio, concatenando più campi, nome più cognome ad esempio, oppure facendo l'anagramma, quello che volete, quello che ha senso. Ma se l'operazione che deve fare questa factory è semplicemente estraggo un attributo tra quelli del mio oggetto,
allora c'è già una classe fatta che fa quel lavoro lì. Questi sono i vari ingredienti che ci servono, che dobbiamo mettere insieme per far sì che una tabella funzioni. Poi, come sempre, sono 5 righe di codice, però bisogna capire dove metterlo e a che cosa serve. No? Allora, in pratica, io ho provato qua a riassumere 4 passaggi principali, no, per costruire, per aggiungere una tabella alla nostra interfaccia. Allora, noi nel nostro esercizio di Yelp non avevamo ancora nulla come interfaccia, quindi possiamo partire ad aprire l'FXML. Dunque, cosa possiamo fare? Possiamo fare, giusto per vedere che succede qualcosa, io potrei fare un'interfaccia che parte con una tabella vuota e un bottone load che carica i dati e riempie la tabella. Ok? Quindi potrei fare semplicemente, togliamo questa qua, mettiamo una VBox con dentro un bottone che chiamiamo carica dati e sotto mettiamo una table view che me l'ha messa sopra. Vabbè, ci vuole tanta pazienza con sta cosa. Ok, una table view all'interno. Allora, cerchiamo di capirci qualche cosa, mettiamo un po' a posto il layout, solite dimensioni degli elementi, la VBox. Ecco, l'oggetto TableView che ho inserito mi arriva già con due colonne che lui ha chiamato C1, C2. Se lo espando vedo che effettivamente sono 3 oggetti. Un oggetto TableView, un oggetto TableColumn e un altro oggetto TableColumn. Cosa vogliamo visualizzare? Ma possiamo visualizzare ad esempio dei nostri dati, i business sono questi, potremmo visualizzare sicuramente magari il nome, questo business name qua, e il numero medio di stelle, per fare una cosa semplice, il campo stars che è già un dato di questa tabella. Questa lista di oggetti che abbiamo già caricato. Quindi noi possiamo pensare che la prima colonna sia il name, la chiamiamo name, quindi la proprietà text della colonna diventa di fatto l'etichetta che c'è sopra. Nella seconda colonna invece la chiamiamo stars, ad esempio. Quindi decidiamo quante colonne ci servono, gli diamo un nome e poi soprattutto ci serve, dobbiamo dare degli ID, quindi vado su code, ai 3 oggetti, table view table, e i 2 table column, perché poi da Java devo poterci lavorare sopra. Quindi la table view posso chiamarla, che so, table TBL business, e queste qua le chiamo colonna nome, colonna stars, call name, e quella sotto call stars. Column stars, qui vediamo l'elenco delle cose che abbiamo definito table business come table view, e questi due oggetti colonna gli abbiamo dato un riferimento, column name e column stars. È più comodo avere un nome piuttosto che non andare, potrei anche non dare un nome e potrei ritrovare la prima colonna facendo tableBusiness.getColumns.getD0, perché columns è l'attributo di tipo lista che contiene tutte le colonne, come abbiamo visto nella slide prima, però è più comodo fare il nome, secondo me, no? Per poterci lavorare. Un'altra cosa che devo toccare, da qualche parte c'è un attributo che permette o no di modificare la tabella, ecco, okay. Verifichiamo che editable sia falso, quindi la tabella è solamente in visualizzazione.
altrimenti dovremmo, diventiamo tutto molto più complicato perché dovremmo gestire gli eventi con cui l'utente modifica i campi. Quindi per ora la facciamo solamente in lettura. Ok, questo è a livello minimale, molto minimale, no? Ciò che stiamo provando a fare. La dimensione qua, come me la dà? Ok, okay, proviamo a salvare questo e generarci un controllerino. Ah, scusate, manca ancora una cosa, il gestore di eventi sul bottone load. E quindi del bottone load genererà l'evento handle load data. E salvo. A questo punto mi prendo il controllerino. E vedo cosa mi dà. Lo portiamo di là nel controller. E vediamo che effettivamente abbiamo il metodo handleLoadData in cui dovremo fare il lavoro, che è associato al bottone, e poi questi tre riferimenti alla tabella e alle due colonne. Con i generici da impostare, quindi il primo generico sarà il tipo di oggetto che visualizzo, che è un oggetto di tipo business, importato dal model. E questo diventa anche il primo parametro di entrambe, di tutte le colonne. Incolla e incolla. Mentre il secondo parametro di ciascuna colonna rappresenta il tipo di dato che voglio visualizzare. E nel caso del name sarà sicuramente una stringa, nel caso delle stelle sarà probabilmente un double. Quindi qua abbiamo specificato i tipi di dato da visualizzare. Se adesso vado, proviamo a fare un run, no? Apriamo, prima di tutto devo aprire questo, se no non se ne accorge. Facciamo un run del nostro main, vediamo se non si pianta, ok. E mi ha creato una prima interfaccia con il bottone load che non fa nulla, o meglio chiamo un metodo che non fa niente, e due colonne su cui sono già definite tutte le azioni di ridimensionamento, ordinamento, eccetera. Questo lo fa già TableView da sola. Adesso voglio popolare questa TableView con i dati che provengono dal database. Allora, per farlo cosa faccio? E dovrò crearmi un modello che non avevo finora, perché nel mio modello ho solamente creato gli oggetti base, ma questo lo facciamo ormai in modo quasi in autopilota. L'oggetto model avrà un attributo che è la lista di business, private list business, businesses, business. Businesses, plurale, e questo metodo, e poi avrò un metodo chiaramente che restituisce una lista di business, get businesses, businesses, che è il metodo del modello che, se esistono già i business, li può restituire al controller, se non esistono ancora li chiederà al DAO e poi li restituisce. Quindi questo qua lo possiamo inizializzare a null e poi quando il controller chiamerà il metodo getBusiness io controllerò se per caso this.business fosse ancora null,
vado a chiedere al DAO di farmi la query. Quindi si chiama Yelp DAO. E a questo Yelp DAO dirò che this.businesses uguale DAO.read all businesses. Questo lo faccio la prima volta e poi in ogni caso, dopo che l'ho fatto, oppure se non ho avuto bisogno di farlo, quindi metodo get businesses ogni volta mi restituisce l'elenco completo di tutti i business. Se lo sa già, mi restituisce il valore che aveva, che si è memorizzato. Se non lo sa ancora, chiede al database. Questo per evitare di chiamare troppe volte questo metodo, che comunque un metodo sarà veloce, ma va su un database e si porta giù 12.000 valori ogni volta. E se al controller servisse più volte questo dato, e ogni volta devo andare al database per fare la stessa query che abbia sempre gli stessi risultati? No, grazie. Il modello può memorizzarsi i dati su cui lavorano e chiedere il database quando servono. Allora, se è vero questo, basterà che il mio controller, quando faccio load data, informi la tabella che deve contenere questi dati noti al modello. Quindi quando premo il bottone load data, il controller dirà: senti, cara mia tabella, table business, set items, model.getBusinesses. E questo farà sì da popolare la tabella con l'elenco che mi restituisce il model. Quindi dico alla tabella qual è l'elenco degli oggetti. Mancano ancora due dettagli. Uno è che il modello per ora non sa che cos'è, cioè il controller per ora non conosce il modello. Dobbiamo andare a fare quella modifichina nel main per creare il modello stesso. E quindi creeremo una private model. Model. E poi avremo il metodo setModel, model devo importarlo, e poi mi creerò il metodo setModel da qualche parte, public void setModel, con la S minuscola, model m, this.model uguale m, e poi devo andare nel main a creare il model e passarlo, no? Io purtroppo sono partito dallo scheletro del progetto semplice e quindi non ho copiato lo scheletro di un progetto che era già fatto in modo MVC, quindi devo fare queste due modifiche solite, fxml loader, uguale new fxml loader, cui gli passo questo, poi qui loader.load e poi finalmente faccio il giochino di creare il modello di estrarre il controller faccio dare dal loader e infine controller.setModel di model. Non è definito perché non è definito perché non ho ancora salvato. Salvo di qua. Ok, però qua ho semplicemente fatto la solita modifica per il pattern MVC nel main. Nulla di diverso.
E quindi possiamo tornare nel controller e tutto dovrebbe più o meno funzionare. Get businesses non è pubblico, perché caro mio mi dici di no? Perché non ho salvato, è private, public. Ok, mi funziona quasi tutto, tranne questo set items qua che me lo dà ancora rosso, perché? Perché dice che il metodo set items, adesso purtroppo questo bigliettino qua con il nostro proiettore e con questo sole fuori non si legge bene, ma si aspetta un argomento che non sia una lista di business, ma un observable list di businesses, di business. Observable list. Che cos'è observable list? Sarebbe un discorso lungo, ma JavaFX ha tutta una serie di collection sue, definite dentro la libreria JavaFX, che permette al programmatore di chiaramente usare una collection, quindi aggiungere, cancellare, modificare dati, e se usiamo queste collection osservabili, l'interfaccia utente si accorge delle modifiche. Quindi se noi avessimo una struttura dati osservabile, secondo la definizione di JavaFX, ogni modifica che facciamo alla struttura dati automaticamente si aggiorna sulla vista. Noi però nel nostro modello non abbiamo strutture dati di questo genere, quindi abbiamo liste semplici. Quindi quando io faccio un set items, aggiungo la lista, se poi dovessi aggiungere un elemento a quella lista, la tabella non se ne accorge immediatamente. Perché ciò che abbiamo noi è una lista semplice, non è una lista osservabile. Osservabile significa semplicemente che ogni volta che faccio add, remove o cose di questo genere, o sort, la collection stessa informa tutti gli elementi che la stanno visualizzando di aggiornarsi. Quindi il metodo add ha un'implementazione un pochino più complicata, perché fa l'add vero e proprio e poi fa, diciamo così, attraverso un meccanismo che si chiama binding, la propagazione di questa informazione. No, noi di questo non entriamo in questo, esiste però un metodo di utilità in una classe che si chiama collections fx, fx collection, scusa, per creare una collection osservabile non modificabile a partire da una collection normale non osservabile. Quindi ad esempio si chiama observable array list, a cui passo la mia array list. Quindi praticamente ciò che faccio è prendo la mia array list e la trasformo e costruisco una nuova array list osservabile a partire dalla mia. Poi questa observable array list in realtà non la vado mai a modificare. Quindi lei è osservabile ma non la sto modificando, la mantengo al valore iniziale che è uguale alla mia. Però rende felice la set items. Ok, fatto questo allora dovrebbe funzionare, nel senso che noi abbiamo finalmente letti gli item, il modello ha letto gli item dal database. Abbiamo detto alla tabella, guarda che gli items che devi visualizzare sono questi qua del get business, poi l'abbiamo trasformata in un array list tipo observable, anche se in realtà non lo stiamo modificando, vabbè, però serviva, e possiamo far run. Quando facciamo run chiaramente ci arriva la nostra finestra con la tabella vuota. Se clicco sull'load data dovrebbero capitare due cose sulla console, no, due cose. Prima di tutto sulla console deve comparire il messaggio di Icari, del data source, che dice sto aprendo le connessioni, perché se vedete finora non l'ho ancora fatto. Finché non faccio la prima query non apro le connessioni. E secondo si dovrebbe popolare questa tabella con tutti i dati. In realtà non è successo nulla di tutto ciò. Perché non è successo nulla di tutto ciò? Allora, andiamo a vedere. È perché non ho salvato questo bottone dopo aver indicato end all load data. Non ho salvato l'fxml. Quindi non era registrato l'event handler. Adesso che c'è end all load data, forse sono più fortunato. Sì, ha funzionato. Nel senso che noi possiamo
vediamo che la query è stata fatta, la nostra libreria ha fatto la query e la tabella è piena di 11.000 righe con tutte le informazioni dei nostri business. Ogni riga corrisponde a un oggetto business. Non ditemi che non li vedete. Perché non li vediamo? Ci sono, perché le righe sono comparse, prima non c'erano righe. Quindi la tabella lo sa che gli oggetti ci sono. È la colonna che non sa come fare a visualizzarli, perché non gli abbiamo ancora detto. Quindi la tabella chiederà, crea la riga numero 600 e dirà alla colonna name, senti colonna name, questo è l'oggetto, il business numero 600. Cosa devo visualizzare? Qual è il valore che devo visualizzare? E la colonna non lo sa e lo lascia vuoto. Ma noi lo possiamo dire alla colonna fornendo all'una e all'altra colonna i metodi di factory per creare il valore della cella. Esistono due livelli di factory. Una è una cell factory, cioè costruisce un frammento di nodi JavaFX che descrivono come è fatta la cella in termini di nodi. Cell factory. A noi non interessa fare cose strane, ci basta semplicemente modificare il testo. Allora ci basta semplicemente definire il testo contenuto, in questo caso sarà una cell value factory. Quindi cell factory restituisce un elemento grafico che corrisponde al contenuto della cella. Il value factory restituisce solamente il testo, che è il caso più normale. Allora, cosa dobbiamo fare? Prima che tutto parta, quindi tipicamente nel metodo initialize the controller, dobbiamo istruire le colonne su come comportarsi. Quindi noi abbiamo la colonna nome a cui dobbiamo impostare, vedete, set, cioè sia un cell factory, che è più complicato, sia invece un cell value factory, che nel 90% dei casi quando una cella deve solamente far vedere del contenuto testuale. E quindi qua dentro ci servirebbe un oggetto che implementa l'interfaccia, una cosa complicatissima, callback cell data features business string observable value string. Cioè dovrei creare una classe che, che implementa questa interfaccia e abbia un metodo, si chiama call, da chiamare per fare questa transizione. Allora noi per fortuna dobbiamo fare una compilazione semplice, e quindi classi di questo genere ci sono già, e quella che vi avevo detto prima è un property value factory, che è una classe dentro JavaFX scene control, che crea una default property value factory, cioè una property value factory predefinita, per estrarre il valore, to extract the value, from a given table view row item, usando la property name data specificata. Quindi gli devo passare semplicemente un parametro che è il nome della proprietà da estrarre dall'oggetto e lui restituisce il valore. Se voglio fare solo questo, estrarre una proprietà da un oggetto, mi basta una property value factory e gli passo, tra virgolette, il nome della property da estrarre. Da estrarre da dove? Dall'oggetto business. L'oggetto business che proprietà? Abbiamo detto business name si chiama. Quindi business name. Perché non ti piace? Aspetta, dimenticando qualche dettaglio.
set value factory, new property value. Ah, beh, non ho dato business string, forse. Yeah. Gli mancavano i generici. E la stessa cosa per le stelle. Call stars, set cell value factory, ti dico come riempire questa casella usando un nuovo property value factory che a partire da un business mi estragga un double, e tale double lo estrai dall'attributo che si chiama stars. Quindi sto dicendo alla mia colonna, tutte le volte che vuoi il contenuto del campo, prendi l'oggetto che corrisponde alla riga, chiama getBusinessName, oppure all'altra colonna dirò chiama getStars, ti restituirà una string oppure un double, e questi sono i valori che userai per costruire factory, il valore della cella. Allora, adesso dovremmo riuscire effettivamente a vedere un po' meglio i dati. Prima alcuni di voi non li vedevano, adesso li vediamo tutti. E così via, fino in fondo, no? Se li contate sono 11.000. Le colonne sono capaci a ordinarsi, quindi ogni volta che cliccate cambia l'ordinamento, potete ordinare per nome, potete ordinare per stelle, potete modificare, insomma, questo è un comportamento già innato nella table view, non dobbiamo farci nulla di particolare. Se noi volessimo far evolvere, no, il contenuto di questa tabella, quindi aggiungere, togliere, modificare delle cose, basta semplicemente andare a modificare set items con un nuovo valore, passandogli una nuova lista che distruggerà quella esistente, ne sostituirà con una nuova. Io lo posso fare anche qua, faccio l'update di nuovo, e ogni volta che faccio l'update, beh, io ho fatto delle operazioni di sorting, eccetera, lui butta via l'item precedente e carica quello nuovo. Quindi non c'è proprio l'osservabilità per cui si modifica incrementalmente, ma lo sostituiamo una lista con una versione nuova della lista che può essere uguale o diversa. Per i nostri copy è sufficiente. Mentre invece questi giochini delle factory, come vedete, l'ho fatto solamente nell'initialize, l'ho fatto una volta sola, che dice alla colonna come comportarsi e poi si adatta automaticamente al variare dei dati. Quindi l'operazione da fare una volta per tutte è la specifica del valore da mostrare nelle colonne, e poi posso fare quante volte mi serve un set items per modificare il contenuto effettivo della tabella. Quindi è un po' confuso le prime volte, ma in pratica, come dicevo qua, ho riassunto i passaggi, sono abbastanza semplici, no? In FXML devo ricordarmi di fare la tabella, aggiungere quante colonne mi servono e dare un nome e un ID soprattutto alle colonne, oltre che alla tabella. Quando poi incollo questo nel controller, devo ricordarmi di dare il tipo dell'oggetto, che è il generico della tabella o il primo generico delle colonne, e il tipo della colonna, che alla fine o è string o è integer o è double. Non... Poi per ogni colonna, nel metodo initialize del controller, impostare la value factory, dove essenzialmente questa riga è sempre uguale, cambia il nome della proprietà che sto estraendo per le varie colonne. E fatto tutto questo, posso chiamare il mio set items quante volte voglio, ricordandomi sempre di convertire in un array list normale in un array list osservabile, perché questo è il tipo di oggetto che si aspetta da set items. Però, appunto, come dicevo, una volta capito il meccanismo, si tratta di aggiungere
quelle righe, queste qua sono quelle che confondono sempre. No, il resto è abbastanza standard. Ok? Allora noi ci rivedremo a questo punto tra 2 settimane, perché il prossimo mercoledì viene tristemente mangiato dalle vacanze, no, non tristemente, e inizieremo invece a parlare di grafi. Va bene, buone vacanze e buona giornata.